Sembra che tutti i dubbi che aleggiavano sino a qualche ora fa circa le trattative sull'asse Bari-Spal siano svaniti ed abbiano lasciato solo notizie positive. Oltre a Mirko Antenucci, trattativa di cui ho parlato in un precedente video che potete trovare cliccando in alto a destra, sembra fatta anche per il giovane Filippo Costa. Costa, nonostante la giovane età, si presenta come un calciatore duttile e capace, bravo sia nella fase di possesso che di non possesso, capacità di inserimento, colpo di testa, tiro in porta, tutte qualità che fanno di lui uno dei pochi calciatori della sua età capaci di giocare in una difesa a 4 o in un centrocampo a 5. Sin da piccolo le sue qualità sono sulla bocca di tutti, basterà poco al Chievo Verona infatti, società che lavora e sa valorizzare i giovani, per convincersi ad acquistarlo a soli 10 anni. Qualche anno dopo vincerà il campionato primavera proprio con i Clivensi. Debutta in Serie A nel gennaio 2016, sempre con il Chievo. Un anno dopo però viene girato alla Spal in prestito, in cadetteria, dove compie un girone di ritorno assolutamente fantastico, condito da gol e assist. Nell'ultima stagione a Ferrara ha trovato poco spazio. Bari potrebbe essere la squadra del suo definitivo rilancio.